Buonasera cari telespettatori, bentornati a Linea Attualità, il programma che tutta la settimana tiene proprio il focus sull'attualità, su quello che succede non solo nel nostro territorio, ma uno sguardo sull'intero paese. Dopo insomma, il ciclone che ci ha investito, dopo la grande emergenza Covid, si riparte alla grande in tanti settori. Qualcuno è ancora penalizzato, ma arriva l'estate e con le belle giornate, col bel tempo, con anche le vacanze, si ha la voglia di partire. Parleremo di turismo e non solo con un graditissimo ospite. Ringrazio di essere voluto essere con noi questa sera direttamente dall'Isola d'Elba, il presidente dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci. Buonasera. Buonasera a lei e ai telespettatori. Bentrovato. Parleremo di turismo. Lei è all'Isola d'Elba proprio per lavoro? Sono venuto all'Elba anche perché quello che stiamo cercando di fare come Agenzia Nazionale del Turismo, dopo questa fase ovviamente di quarantena che abbiamo vissuto tutti, è di cercare di far riprendere quelle attività turistiche che si sono completamente bloccate per effetto del Covid, e ci auguriamo quindi che nonostante tutto ci possa essere un recupero di quanto perso almeno in questo mese, nel mese di luglio e nei mesi a venire. Ecco, parleremo di questo e di molto altro. Voglio salutare però anche l'altro nostro ospite, eccolo qua, non è in un bunker ma è nel suo laboratorio. È il nostro Luca Franceschi, il famoso fornaio Luca, amico della nostra emittente, col quale andremo a parlare del grande mistero della panificazione italiana. In quarantena siamo diventati tutti panettieri, quindi hai tantissimi, insomma, rivali, tante persone che ti vogliono rubare il mestiere. No, non è così. Anzi, racconteremo quante cose belle hai fatto. Allora, buonasera a tutti, ciao Maria Rosa. Sì, vi racconterò un po' la mia esperienza, quello che ho fatto, quello che mi sono un po' inventato e quello che ho cercato di comunicare a chi mi è stato vicino in questi mesi. Quindi, da parte della mia attività, io poi faccio corsi a livello amatoriale e professionale, quindi ci siamo divertiti. Poi vi spiegherò, se vi farà piacere, cosa abbiamo fatto e ne parleremo un attimino un po' assieme. Bene, bene. Allora, siamo insomma curiosi di vedere che cosa hai preparato per noi e come hai vissuto la tua quarantena, però c'è tanta voglia di partire, c'è tanta voglia di andare in vacanza, c'è tanta voglia di evadere, perché è così, siamo alla fine come gli animali e noi siamo stati in gabbia e adesso vogliamo davvero evadere, partire, gioire, usufruire e godere del nostro paese, soprattutto del nostro paese, perché Palmucci, la prima cosa che volevo di cui volevo parlare con lei è proprio questa riscoperta dell'Italia. È nazionalismo oppure è un bel modo, insomma, di cercare di aiutarsi da soli? Sicuramente quello che è successo ci ha portato, come ha detto giustamente lei, ci ha costretto a stare in casa, ci ha costretto quindi a una vita completamente diversa da quella che facevamo precedentemente. Ed è chiaro che tutti hanno sofferto di questo e molti sappiamo benissimo quanto è successo. Adesso cerchiamo un attimino anche di renderci conto dell'importanza di quello che è il settore del turismo italiano, di quanti lavoratori, di quante famiglie vivono grazie al turismo in Italia. Pensate che circa il 14% dei lavoratori in Italia è comunque legato al mondo del turismo. E per cui in questo momento, anche per poi cercare un attimino di staccare, di non essere sempre e solo preoccupati di quanto purtroppo è successo, bisogna anche cercare di staccare per essere pronti a una ripresa, per essere pronti a ripartire a lavorare per la ripresa del nostro paese. Quindi il turismo, noi abbiamo la fortuna di vivere nel paese più bello del mondo, abbiamo la fortuna di vivere in un paese che ha un'offerta di turismi
talmente ampia, talmente vasta che da poter soddisfare le esigenze dei turisti da ogni parte del mondo, ancora di più deve soddisfare quelle che sono le esigenze e le aspettative dei turisti italiani. E quindi è un'opportunità ancora di più unica per poter scoprire, far scoprire agli italiani le bellezze del nostro paese, fare in modo che gli italiani, che molto spesso non conoscono a sufficienza quella che è l'offerta turistica italiana, che quindi la vadano a scoprire. Bene, benissimo. Allora, abbiamo detto non piangiamo sul latte versato, d'altronde abbiamo perso dei mesi, abbiamo perso delle date importanti come potevano essere il 25 aprile e il 1 maggio, siamo comunque arrivati all'estate e l'estate comunque è il periodo in cui la maggior parte degli italiani usufruisce del grosso delle vacanze, delle ferie. E mai come adesso abbiamo detto c'è la voglia insomma, di una bella vacanza. Com'è proprio la situazione, la fotografia dell'estate adesso che siamo insomma un'estate inoltrata. Sicuramente è un'estate che è partita con molto ritardo perché, come lei si ricorda e come i telespettatori si ricordano, purtroppo noi fino a poche settimane fa non avevamo neppure la possibilità di uscire dalla regione di residenza, per cui una volta che si è aperta la possibilità per noi italiani di viaggiare al di fuori delle nostre regioni e fortunatamente a partire dal 15 giugno c'è stata una riapertura anche dei confini, almeno nei confronti dei paesi dell'Unione Europea, questo ha permesso di far riaprire quindi un certo numero di alberghi, di agenzie di viaggi, tour operator, insomma riaprire quelle che sono la ristorazione, riaprire quindi quelle attività che ci permettano quindi di recuperare, anche se minimamente, perché ripeto, i mesi sono stati persi. Abbiamo la fortuna rispetto ad alcuni paesi del mondo, come ad esempio dell'Europa almeno, come per esempio la Grecia, come per esempio la Croazia, che hanno solo un turismo internazionale. Noi abbiamo circa il 50% di turisti italiani e il 50% di turisti stranieri. Per cui se anche i turisti stranieri non potranno essere così numerosi come negli anni precedenti, sicuramente possiamo un po' recuperare attraverso quello che è il turismo domestico. E quindi noi stiamo vedendo un recupero, una ripresa, soprattutto nel balneare e nel montano, nei laghi, un po' meno ovviamente, anzi molto meno per quanto riguarda le città d'arte come Venezia, come Roma, come Firenze, che vivono in gran parte di turisti internazionali, per cui l'assenza degli americani, l'assenza degli asiatici, l'assenza dei turisti dei paesi mediorientali, questo ovviamente ha un'influenza notevole su alcune destinazioni che vivono di questo. Ma il mare e la montagna, stanno comunque rivedendo una riapertura quindi delle strutture e quindi ci auguriamo che con un'estate che non finirà con la fine del mese di agosto, ma anche dalle analisi che abbiamo fatto attraverso il nostro ufficio studi, vediamo come gli italiani cercheranno di andare in vacanza anche nel mese di settembre, sapendo che poi tutto deve essere collegato con quella che è una situazione difficile economica anche delle famiglie e poi una situazione anche complessa, perché visto che dopo i mesi di lockdown bisogna anche lavorare. Certo. E infatti per chi potrà beneficiare appunto di giorni di stop, di permesso di vacanza, abbiamo parlato tante volte di tutta la categoria che ovviamente non ha mai smesso di lavorare come quella degli operatori sa della sanità. E quindi si parlava addirittura di bonus speciali, di un trattamento speciale per loro nelle strutture. Ecco, pensiamo a loro e immaginiamo che veramente si meritino una vacanza, che possano farla e che possano farla in Italia. Per quanto riguarda le città, come lei ricordava, le città d'arte, Firenze, Venezia, forse al momento Roma, le più colpite da questa crisi del turismo internazionale. C'è però per controtendenza, per fortuna, un recupero da parte del turista proprio italiano che si va a godere queste città nell'assoluta tranquillità, con le strade vuote, con le piazze vuote, insomma, molto meno affollate che solitamente, perché queste città hanno turisti tutto l'anno, ecco che adesso, insomma, ce le si può vivere in una situazione diversa.
Dobbiamo cercare di vedere il positivo anche in una situazione veramente così complessa, per cui scoprire, vedere delle città che hanno sofferto magari nel passato anche di quello che viene chiamato overtourism, quindi anche di eccesso di turismo, quindi poter scoprire queste città che in un momento differente, con quindi un panorama differente rispetto a quello a cui eravamo abituati pre-Covid, quindi ovviamente. Ci auguriamo tutti, ed è estremamente importante che questi volumi di turisti continuino a crescere, cioè ritornino a crescere, perché nel 2019 e nel 2018 avevamo avuto 2 anni eccezionali, avevamo avuto quasi 430 milioni di pernottamenti tra italiani e stranieri, come l'ho detto prima, 50 e 50%, ma in questo momento, e quindi l'obiettivo era quello anche di una crescita in valore più che in volume. Ma soprattutto la cosa importante è cogliere queste difficoltà e queste situazioni difficili per evitare gli errori del passato e soprattutto per far conoscere il nostro paese non soltanto nei periodi canonici di vacanza classica, ma di far conoscere il nostro paese nel corso di tutto l'anno e poi di deconcentrare. Perché non esistono soltanto, solo ed esclusivamente quelle destinazioni che sono conosciute, ma esistono anche tante destinazioni che sono altrettanto ricche. Basti pensare ai 55 siti UNESCO che abbiamo in Italia, siamo al numero uno al mondo insieme alla Cina, c'è un numero anche molto importante, circa una decina di siti UNESCO nella stessa Lombardia e che molto spesso gli stessi lombardi non conoscono. Per cui bisogna proprio approfittare di questa situazione per andare a scoprire queste grandi bellezze, ricchezza che noi abbiamo nel nostro paese e che è così invidiata anche nel mondo. Lei pensi che stiamo vedendo e stiamo analizzando anche quella che è attraverso i nostri 25 uffici nel mondo, qual è l'approccio e la percezione dell'Italia? Purtroppo noi all'inizio siamo stati considerati quasi gli untori. Eravamo considerati quelli che avevano portato la diffusione del contagio, cosa assolutamente falsa. Però adesso noi vediamo che comunque l'Italia continua ad essere quella che è la destinazione più desiderata da qualsiasi parte del mondo. Quindi approfittiamo intanto noi italiani per andarla a scoprire. E dopodiché io sono sicuro che gli stranieri continueranno a ritornare, a venire e ad essere sempre più in attesa di una vacanza in questo nostro splendido paese. Ma sicuramente, anche perché al momento, dicevamo prima, quando ancora non eravamo in diretta, i collegamenti internazionali non sono aperti con il resto del mondo. Quali sono, le grandi aree che ancora non possono raggiungere l'Italia? Fondamentalmente, vista l'evoluzione della diffusione della pandemia, ci sono alcuni paesi, come vediamo tutti i giorni sui giornali e alla televisione, ci sono moltissimi paesi nei quali la diffusione del contagio ha raggiunto dei numeri veramente straordinari in senso negativo e quindi, come ben immaginabile, anche il Ministero della Sanità ha bloccato qualsiasi tipo di viaggio e quindi di far provenire nel nostro paese turisti che vengano dagli Stati Uniti, che vengano dal Sud America, che vengano quindi da quei paesi dai quali il tasso di diffusione del Covid è estremamente elevato. La stessa cosa è stata aggiunta proprio ieri, è stato aggiunto dal Ministero della Sanità. Il blocco dei flussi turistici anche dalla Serbia, dal Montenegro, dal Kosovo, perché ci sono dei focolai che quindi portano alla necessaria blocco dei voli e al necessario poi obbligo di quarantena qualora ci siano arrivi da questi paesi. Fortunatamente, dalla maggior parte dei paesi europei non sono stati fatti gli accordi bilaterali che avrebbero danneggiato i paesi magari che avevano sofferto maggiormente, ma ormai c'è un accordo europeo per cui all'interno dell'area dell'Unione Europea e area Schengen ci si può spostare senza dover fare quarantena, altrimenti ovviamente il turismo sarebbe stato zero. Parliamo della parte dell'utente. Sicuramente accanto a chi ha tanta voglia di ripartire, proprio nel senso, in tutti i sensi, no? C'è anche chi ancora ha molta paura ed è,
frenato anche nel fare le cose normali, andare fuori a mangiare, fare una gita, queste cose che facciamo nel nostro tempo libero. Io personalmente volevo sapere se lei, che gira molto più di me, lo fa per lavoro, ha questa sensazione. Ho trovato una grande serietà in tutte le strutture, che siano ristoranti, che fossero alberghi, che fossero insomma i bagni al mare, ecco, nel far rispettare le regole, più che in altre categorie che magari sono state meno danneggiate. Ecco, che forse chi è stato più maggiormente danneggiato ancora adesso comunque cerca di mantenere al massimo le regole che vengono imposte. È una sensazione mia o è giusto? No, è assolutamente corretto, e soprattutto per il fatto che ad ogni modo tutti, in qualsiasi parte del mondo, ma noi in Italia e nel nord Italia in particolare, con quanto è accaduto, sicuramente questo ha cambiato anche il nostro modo di pensare, il nostro modo di comportarci con i terzi, con l'esterno. Tutte le categorie, soprattutto legate al turismo, quindi hanno lavorato insieme al Ministero, insieme all'Istituto Superiore di Sanità, per definire dei protocolli sanitari che permettano quindi di garantire il più possibile quella che è una tranquillità e una sicurezza. Proprio perché ad ogni modo, e questo sarà un po' il leitmotiv delle scelte di vacanza, che sia degli italiani che sia degli stranieri, mentre nel passato uno degli elementi fondamentali era l'aspetto ovviamente del prezzo economico, ora ci si guarda moltissimo il discorso della sicurezza. Cioè noi dobbiamo fare in modo di poter, anche nella comunicazione che noi stiamo facendo sia in Italia sia all'estero, dobbiamo raccontare un paese nel quale il Covid non ha toccato minimamente quello che è il nostro, la nostra offerta, quindi patrimonio di ricchezza turistica, naturale, culturale, eccetera, eccetera, ma collegato con un concetto di sicurezza, evitando di diventare una vacanza ospedaliera, perché bisogna riuscire a creare il giusto connubio. Però è sicuro che gli operatori del settore, io ne incontro tantissimi ogni giorno, tutti lavorano per poter dare delle garanzie. Poi è ovvio che tutte le misure che sono state prese si sono evolute, ci saranno ulteriori evoluzioni, perché mano a mano che anche si conosce un po' meglio quello che è il modo attraverso il quale si diffonde comunque il contagio, ci sono stati degli affinamenti, delle modifiche di quelle che sono questi protocolli e queste misure. Però sicuramente, cioè, l'obiettivo comune è quello di tutti coloro che operano nel settore, e di garantire a coloro i quali scelgono l'Italia, che scelgono il nostro paese, che siano italiani che viaggiano in Italia, guardate che venite in vacanza e potrete stare sicuri di non dovervi preoccupare di altro se non di vivere delle emozioni che una vacanza in Italia può dare. Presidente, un'ultima cosa prima di lasciarla andare, insomma, all'Elba, oltre al lavoro, stasera sicuramente anche lei beneficerà di tutta quella bellezza, di tutti quei profumi, di tutta quell'atmosfera che un'isola meravigliosa così può regalare. Però ha toccato l'argomento tasche, i soldi che sono nelle tasche degli italiani e che si possono spendere per il turismo. Ecco, due cose, di una abbiamo già parlato, che è proprio il turismo domestico, il turismo di zona. Ecco che se non ci sono tanti soldi da spendere, questa è una validissima alternativa. Fra l'altro noi come televisione locale, come emittente locale, siamo i primi promotori del nostro territorio, e quindi davvero c'è stata questa riscoperta, tanti si sono adoperati per far scoprire dei territori. Lei diceva prima, non si conosce l'Italia e si conosce l'estero, ma a volte non si conosce che cosa c'è dietro la porta di casa. Infatti è proprio quello, cioè basti pensare, visto soltanto anche guardando la Lombardia, io appunto sono lombardo e quindi vivo nella zona di Milano, e molto spesso mi rendo conto che anche gli stessi lombardi, gli stessi milanesi, magari non sono mai stati a visitare la Certosa di Pavia, magari non sono mai andati a vedere la bellissima piazza di Vigevano, magari non hanno visitato quindi dei luoghi che sono a pochi chilometri anche dalla loro città di residenza, quindi non è che c'è bisogno di avere
insomma dei mezzi economici molto elevati per poter andare a scoprire quello che il nostro territorio, i nostri territori possono offrire. Senza dimenticare, visto che poi dopo di me c'è un operatore del settore comunque del panificio, ma quindi della ristorazione, comunque per quanto riguarda il food, cioè pensiamo a tutto quello che è il turismo enogastronomico e per cui andare anche alla riscoperta di quelli che sono i prodotti della nostra agricoltura, della nostra cucina e che possono essere scoperti quasi a chilometro zero e per cui approfittiamo di questa situazione straordinaria per metterci veramente per dare una mano agli operatori, perché comunque dobbiamo supportare l'economia italiana, ma facciamolo anche vicino a casa nostra, perché vicino a casa nostra ci sono tante cose da scoprire, da vivere e che ci daranno sicuramente delle emozioni. Non solo in estate, ma anche a settembre, anche in autunno, prendiamo e iniziamo questa strada e portiamola avanti, così per tutto il 2020 e non solo. Io veramente, Presidente, la ringrazio, Giorgio Palmucci, Presidente dell'ENIT, l'Agenzia Nazionale del Turismo, che ha un sito bellissimo, davvero anche insomma, gli utenti possono trovare tante informazioni, tante cose utili. La ringrazio di averci dedicato questo tempo e buon fine settimana all'Isola d'Elba. Grazie mille e buon lavoro a voi e auguro veramente a tutti i telespettatori di passare un'estate serena. Grazie. Eccolo qua, io vedo già pronto il fornaio Luca, il nostro Luca Franceschi. Senti, quando esci dal bunker, dove vai in vacanza tu? Ma penso al mare, sicuramente, sicuramente. Sai già dove vado, non te lo dico in diretta, ma so dove vado. In Romagna andrai comunque, più o meno. Brava, brava. Lo so perché ti conosco. Allora, ci siamo voluti, anche se tu sei vicino a noi, anche proprio fisicamente, ai nostri studi televisivi, ci siamo voluti collegare da quella che è stata la tua postazione, perché tu in buona sostanza hai passato lì molto tempo della tua quarantena. Ci vuoi raccontare qualcosa? Praticamente io dal 8 maggio sono rimasto chiuso qua, laboratorio, casa. E quindi sono un po' dovuto reinventare, cercare di fare qualcosa per poter passare questi 3 mesi, oltre al lavoro. Calcolo che vabbè, io pronti via quando è successo un po' il tutto, ho chiuso una settimana la vita, però di sicurezza. E poi praticamente questa settimana ho creato il pane per la mia passione, quindi con quello che avevo in casa, quindi con l'arte del riciclo, ho fatto delle sculture. Questo video. Ah, eccola qua. Bellissima. Ok, questa è una. Calcola che di queste. Oddio, vari ne ho fatte 5 in giro di una settimana, quindi di chiusura, perché sono messo in laboratorio e ho creato tutto. Poi vabbè, facciamo qualcosa anche altri. Qui ho questi video ricette è un po' per tutti, quindi mi sono collegato sul mio Facebook, dal sito che ho cominciato un po' di semplice, cercando di dare degli stimoli, qualcosa in più da fare a tutte queste persone che erano a casa e non sapevano come far passare la loro giornata. Quindi Senti calcola Luca, ti che prima interrompo volta un che attimo. Secondo te, come mai nel momento della quarantena? Ah, nel momento della quarantena siamo diventati tutti panettieri. Nei supermercati non si trovava più il lievito di birra, la farina finita ovunque. Come mai l'italiano ha reagito così, impastando? ma allora, secondo me, allora già per impastare c'è sempre un po' stata. In questi ultimi periodi, in questi ultimi anni,
diciamo, tenendo io corsi amatoriali e corsi professionali, vedo che c'è molto interesse l'arte dell'impasto, quindi che sia panificio, che sia pasticceria o che sia cucinare, la gente è stata molto a questo settore. Quindi cosa è successo? Che in questo periodo aveva molto più tempo e non sapevo cosa fare e si è dedicata a tutto ciò. Quindi il lievito cominciava a scarseggiare, facevo delle super provarine e questo è stato quello che abbiamo fatto in questi 3 mesi. Quindi ci siamo divertiti impastando in compagnia e ti garantisco che è venuto proprio una cosa carina, nel senso che abbiamo creato un gruppo, gli amici del fornaio, e ognuno pubblica le sue ricette. Prima vabbè era una cosa un po' più continua, adesso ovviamente fortunatamente hanno ripreso a lavorare e quindi Luca. Ti interrompo perché abbiamo la pubblicità. Riprendiamo dopo, ok? Aspettami. Pubblicità per noi, torniamo subito in studio. Eccoci qui, siamo tornati in diretta, Linea Attualità prosegue con un appuntamento che avete imparato tutte le sere. Ci colleghiamo con uno dei nostri giornalisti che poi rivedrete nell'edizione estiva del telegiornale, questa edizione unica che raggruppa tutte le news della provincia di Milano, della provincia di Pavia. Ecco che questa sera siamo proprio collegati direttamente da Pavia con il nostro Mario Fortunato. Buonasera Maria Rosa, sì, siamo qui in Piazza del Duomo a Pavia e gli argomenti però saranno assolutamente profani. Parliamo di amministrazione, di politica, perché ci sono notizie importanti queste ultime ore. Cominciamo dal tema scuola, molto sentito in città, polemica degli ultimi giorni sulla possibilità di spostare alcune classi della scuola elementare di Amicis in Viale Cremona nella zona di Monte Bologna, una questione che ha fatto molto discutere soprattutto sui giornali e sui social network. È notizia proprio di queste ore, come ci ha confermato l'assessore all'istruzione Cantoni, che a seguito di ulteriori controlli all'interno della scuola per garantire tutti i distanziamenti necessari, la scuola è salva, tra virgolette, ovvero tutte le classi potranno rientrare da settembre, tutte nel plesso di via Scopoli al De Amicis. Questa notizia è importante soprattutto per i genitori che si erano lamentati. Soddisfazione dell'assessore Cantoni, che ha detto abbiamo confermato l'impegno preso, e polemiche da parte del sindaco a cui non è piaciuta la strumentalizzazione a suo avviso da parte dell'opposizione su questo tema così importante come quello della scuola. A proposito, Maria Rosa, di opposizione, notizia sempre di queste ultime ore, della decisione dell'ex vice sindaco Angela Gregorini di lasciare il Partito Democratico e di passare ad Azione, che è il partito fondato dall'ex ministro Carlo Calenda. Una notizia motivata con le politiche portate avanti a livello nazionale dal Partito Democratico, troppo appiattito sul Movimento 5 Stelle a suo dire. Ma domani ci sarà un'importante conferenza stampa in cui Angela Gregorini darà ulteriori dettagli e possiamo darti alcune anticipazioni, ovvero anche polemiche a livello locale, soprattutto per quel che riguarda la gestione dell'opposizione, dei consiglieri comunali troppo ingessati, ci ha confermato in questo primo anno di mandato, un'opposizione un po' soft all'amministrazione Fracassi, ma anche sulla gestione provinciale del Partito Democratico in vista soprattutto degli appuntamenti elettorali importanti che vedranno Vigevano e Voghera. La preoccupazione di Angela Gregorini è di lasciare le due città, le due tra le città più importanti della nostra provincia in mano alla centrodestra o comunque a liste civiche collegate al centrodestra. Maria Rosa, per il momento ti do la linea, se hai altre domande. Noi siamo qua nella cornice di Piazza Duomo, come raccontavamo, è quasi l'ora dell'aperitivo, però le notizie arrivano a getto continuo. No Mario, nessuna domanda, solo una curiosità. Dopo l'aperitivo di cosa ti occuperai nel telegiornale?
prima il telegiornale e poi l'aperitivo. Comunque ti posso preannunciare che staremo sempre nella zona del centro storico di Pavia, perché è iniziato nelle scorse settimane un tour dei quartieri dell'assessore al commercio Roberta Marcone, che va un po' a tastare il polso del commercio. Noi la seguiremo ovviamente chiacchierando con lei, eventualmente anche con qualche commerciante disposto a darci la sua opinione rispetto a questi mesi di lockdown e a questa difficile ripartenza. Bene, ringraziamo Mario Fortunato e l'appuntamento è con il telegiornale per le ore 19, ma adesso torniamo, se ce l'abbiamo, eccolo qua, con il nostro Luca Franceschi. Luca, spero veramente di sentirti bene. Cosa sta facendo? Arrivo, eh? Mi avevano detto che c'eri. Eccolo qua, arriva, arriva. Allora, abbiamo detto che Luca Franceschi, in rappresentanza di tutti i panettieri italiani, che insomma, la tua categoria, Luca, nel lockdown non si è fermata. Eravate fra le poche attività, facendo parte degli alimentari, dei beni di prima necessità, a poter continuare a lavorare. Ma la gente veniva a comprare il pane, c'era tanta paura, non uscivano di casa, facevi le consegne a domicilio, come l'avete gestita? Allora, vabbè, io l'ho gestita in questo modo. Come ti dicevo, ho chiuso una settimana perché era la settimana, diciamo, più brutta, e quindi mi sono un po' adeguato, ho fatto delle modifiche nel mio negozio, quindi delle protezioni con del plexiglass per proteggere me, i miei clienti, insomma, un po' tutti quelli che lavorano nella nostra azienda. Ovviamente all'inizio c'era un po' di preoccupazione, quindi la gente girava anche un po' poco. Io lavoro parecchio, diciamo, con la gente che viene anche da fuori Vigevano, quindi io con la clientela lì momentaneamente l'avevo persa. Però diciamo, un buon riscontro con la gente di quartiere, con gente che magari anche clienti nuovi che non potevano spostarsi magari per andare dal loro panettiere di fiducia, quindi si appoggiavano a me e io cercavo di dargli un buon servizio. Bene, infatti è stata un po' la riscoperta del quartiere e quindi di quelle botteghe che veramente fanno fatica a sopravvivere ormai, perché insomma aprono supermercati ogni angolo, anche in centro, e quindi davvero un bravo a chi porta avanti un'attività di grande qualità ma con grande sacrificio, appunto, e che non sempre ha i giusti riconoscimenti. Quindi nel male c'è stato una riscoperta del quartiere, me lo confermi? Sì, c'è stata la riscoperta del quartiere, come hai detto tu, purtroppo Vigevano ha troppi centri commerciali, troppi supermercati. E il piccolo artigiano, insomma, fa fatica. Se continua così, io non so quanti ne rimarranno, quanti ne rimarremo, perché mi ci metto, perché è un problema un po' di tutti, quindi cercate, diciamo, lo dico, faccio un po' un messaggio un po' a tutti, di dare più valore al vostro negozio di quartiere, che possa essere io, che possa essere il mio collega. Comunque andate dal vostro fiducia, che l'avete sotto casa, che lavora tutta notte e che è sempre a disposizione per voi, quindi vediamo di darci una mano a poter andare avanti, a svolgere la nostra professione. Col gran cuore che ti contraddistingue, durante il lockdown abbiamo detto, facciamo questa premessa, tu quando praticamente è scoppiata, si sentiva la prima ondata di emergenza che arrivava dalla Cina, ti trovavi in Germania per i mondiali. Giusto? Allora, sì, ovviamente giusto. Intorno al 20 di febbraio ero in Germania, stoccando piedi di cucina. Quindi già in Cina era già successo un po' il tutto, quindi già le voci giravano. Mia moglie mi ha detto, portiamoci la mascherina, perché non si sa mai. Andiamo in mezzo a 52 nazioni, gente da tutto il mondo. Noi abbiamo detto, ma vuoi che vengano i cinesi? Sicuramente non li faranno venire. E invece era pieno di cinesi. Ma non sapevano cos'era, alla fine anche noi ci siamo adeguati, adattati, detto, boh, sarà così, magari è la nostra idea. Mi ha fatto questi 3 giorni a Stoccarda, è andata bene perché alla fine insomma siamo tenuti a casa tranquilli, senza nessun problema, però diciamo che poi dall'8 marzo, chiuso la Lombardia. E poi è successo di tutto. È successo di tutto, brava.
Abbiamo detto prima, abbiamo fatto vedere, purtroppo poi si è dovuto uscire dal laboratorio perché appunto è talmente un bunker, come l'avevo definito io, che non arrivava bene il segnale. Ma comunque, insomma, l'importante è la sostanza. Abbiamo detto che hai fatto una quarantena un po' particolare, perché insomma, una persona come te, abituata sempre a lavorare di notte, a panificare, a fare impegnato tutto il giorno, con magari anche i pensieri di un imprenditore, ti sei dedicato prima alle tue sculture di pane e ne hai realizzate certo. Un po'. Sì, allora praticamente cosa è successo? Io quella settimana di chiusura ho detto vabbè, qualcosa devo fare, io il tempo lo devo passare, e mi sono dedicato a una passione che purtroppo non ho sempre molto tempo per portare avanti. Quindi io mi sono dedicato a fare queste sculture. Ne ho fatte 4-5 di vario tipo, di vario genere, e poi ho riaperto l'attività. Abbiamo riaperto, piano piano abbiamo ripreso il nostro lavoro, e poi, vabbè, guardando un po' in rete anche quello che facevano anche i miei colleghi, ho detto, vabbè, facciamo qualche video ricetta, no? Visto che la gente è a casa che non sa cosa fare, e abbiamo iniziato a fare queste panifiche, pasticcerie e quant'altro. Da lì ho visto che c'era un buon interesse, quindi c'era un buon numero di persone che mi seguivano in questo progetto, e cui mi faceva piacere, diciamo, divulgare il mio sapere senza nessun pregiudizio. Quindi quello che io so l'ho dato a chi mi seguiva, chi viene ai miei corsi sa come sono, che persona sono. Quindi ho portato avanti questa cosa, e nel frattempo poi abbiamo creato una pagina, ma giusto per creare un gruppo di amici dove tutti si potessero collegare e a seguire le mie video. Questo l'abbiamo fatto praticamente periodicamente 1-2 volte alla settimana fino a poco tempo fa. Poi fortunatamente la gente ha ripreso a lavorare e quindi ci siamo un attimino fermati, però il nostro gruppo è ancora attivo, la pagina è ancora attiva, vedo che ti mettono le loro ricette o quello che abbiamo fatto, cerco di condividerlo un po' con gli altri. Cioè è bello così, è bello la condivisione, cercare di far passare il tempo il meno possibile. Quindi noi il nostro l'abbiamo fatto, speriamo che la gente nel futuro sia più consapevole di e cercare di viverla nel miglior modo possibile, di non avere pregiudizi, di non avere invidie, e di cercare di comunicare il proprio senso. È molto bello il messaggio che stai dando, per due motivi. Il primo è che hai colto l'opportunità di farti conoscere, al di là del fatto che in tanti ti conoscono, di far conoscere anche questa tua parte veramente generosa. E molti colleghi magari hanno detto, ma cosa fai? Fai vedere i trucchi del mestiere, le ricette. Perché? Perché comunque chi le farà non le farà mai come te, e c'è questo gusto però bello della condivisione e di rifare insieme queste cose, compreso il pane. Dicevamo prima, no, che nel momento del lockdown il lievito di birra è andato a ruba, non se ne trovava davvero più, così come le farine. Perché secondo te tutti volevano panificare? Perché praticamente, allora, in teoria, diciamo, la voglia di panificare o di mettere le mani in pasta era già un po' che c'era, e quindi la gente cosa fa? In un periodo della loro vita, che cosa fare? O dove avere anche più tempo per praticare all'arte dell'impasto, e quindi si sono messi a impastare a manetta, come si suol dire. Io ti dico, aziende che producono lievito si sono trovate in difficoltà nella produzione del lievito da casalinga, perché proprio c'è una richiesta da me nel negozio, chiede, però un disperato, sembrate dei matti. Però ti garantisco che secondo me impastare fa bene. Fa bene, io hai dico ragione. Sempre i miei attività molto bella anche da fare con i bambini. Con i bambini, certo, quello che noi facciamo in accademia. Facciamo lavorare per i più piccoli, e c'è un grande entusiasmo dei più piccoli. Allora, in buona sostanza, venivano a chiedere il lievito a casa dal panettiere, e tu, che mi dicevi ce l'avevi liquido, ti sei dovuto inventare i vasetti, vero? Mi sono dovuto inventare i vasetti, quindi con i vasetti, tipo, suol dire, vabbè, ovvio che sono vasetti nuovi, quindi quel tipo la marmellata, mi facevo il mio vasettino di lievito e lo distribuivo così.
Alla fine è stato bello perché c'era proprio la corsa, il corso al lievito. Anche alcune volte venivano a prendere la farina perché dicevano che la farina del panettiere è quella per panini, dammi la tua farina che è la più buona. Più Ti buona. puoi Non immaginare. sanno, non sanno che ci vuole la mano del panettiere, non solo la farina. Bene. Spiego, io quando do le mie ricette dico sempre, ok, ti do la ricetta, però manca niente, che è la tua mano, quindi ogni mano è una ricetta diversa rispetto alle, anche se la ricetta base è quella, però diciamo fatto con mani diverse, sono ricette diverse, quindi il bello del nostro lavoro è questo. Quando tu facevi le tue video ricette online, in buona sostanza facevi quello che fai nella tua accademia di cucina durante i corsi, no? Era far vedere il tuo mestiere. Non avevi paura che poi la gente non si iscrivesse più ai corsi? No, guarda, questo no, perché sono sempre stato convinto che sono circondato da buone persone, sono circondato da buone persone, tanti mi conoscevano, tanti hanno imparato con noi e in questo mese di corsi che abbiamo provato a fare, diciamo giugno, che per ovvi motivi il calendario marzo-giugno era stato sospeso. Abbiamo detto, vabbè, proviamo a fare un mini percorso di un mesetto con corsi, diciamo, che hanno scelto i nostri corsisti. Io ho fatto un'indagine per capire a quali corsi erano interessati. Quindi ho fatto un'indagine, abbiamo fatto partire i nostri corsi e ti garantisco che a quei corsi che sono sempre venuti, che vengono, abbastanza spesso, tanta gente nuova si è avvicinata un po' al mondo dell'accademia, dei nostri corsi. Quindi non ho mai avuto paura, non ho mai avuto paura di divulgare quello che sapevo, anche perché è un conto darti la ricetta, fartela vedere, è un conto proprio metterci le mastelle, essere con un professionista, è molto importante nel nostro lavoro. Io dico sempre, va bene, guardate su YouTube, guardate tutto quello che volete, però il contatto fisico con un professionista per fare una buona ricetta è molto importante. Importante. Senti, mi hai detto questa prova per riprendere i corsi questo mese. Adesso ovviamente con l'estate, col caldo ci si ferma. Le prospettive di ripresa, quando ripartirete? Ci sono già delle date? Allora, noi ripartiamo diciamo da metà settembre. Allora, il calendario è già stabilito, devo pubblicarlo, pubblicherò penso entro la fine di luglio, i primi di agosto. Comunque, vabbè, poi sul nostro sito academyschool.info o sulla pagina Facebook troverete il calendario definito con le varie date e in questo diciamo, trimestre ci sono alcune novità molto interessanti. Anche per i professionisti. Ti dico ai miei corsi, soprattutto che tengo io, che diciamo di panificazione, pizze focacce e quant'altro, ho avuto la fortuna e il piacere di avere anche dei professionisti, anche di un certo livello. Quindi vuol dire che alla fine noi facciamo ok corsi per amatori, ma ti garantisco che sono corsi professionali, cioè perché quando io faccio un corso vado a divulgare. Quindi quello che faccio io non è che faccio il corso per il professionista e quello per l'amatore, quello che so te lo dico. Quindi se tu sei amatore o professionista devi recepire poi il mio messaggio e cercare di poi Certo. sfruttarlo per il futuro. Allora Luca, grazie a nome di tutta l'utenza per la compagnia che hai tenuto al popolo virtuale durante la pandemia. Buon lavoro e sempre viva le attività artigianali dove si mettono le mani in pasta. Compriamo dalle nostre botteghe. Una cosa, poi te lo porterò in settimana, te lo farò assaggiare. Questo panettone estivo. A luglio. A luglio, panettone estivo. Diciamo che vabbè, non è una mia idea, io l'ho copiata da colleghi di altre regioni, però ti garantisco che ha avuto un buon successo. Lo sto Te lo già porterò ad assaggiare. aspettando, lo sto aspettando. Grazie mille, Dai. Luca. Ciao, a Un presto. abbraccio a tutti.
Ecco, adesso mi è venuta anche fame, meno male che do la linea al nostro Luca Pattarini per il telegiornale. Oggi è venerdì, noi ci rivediamo lunedì in diretta, sempre a partire dalle ore 18. Buona serata.